Ben trovati, mi trovo a Bologna, sono presso le officine Tsunami, un luogo di divertimento certo ma anche di grande arte. E con me oggi il piacere monumentale di introdurvi una figura già conosciutissima a Bologna, un artista della trasformazione favolosa, del trasformismo, DJ Topo. È proprio vero che è un periodo che mi riempio di complimenti per il mio trasformismo, per la mia voglia di apparire, è vero. Allora, DJ Topo, tu sei una figura molto riconosciuta qui a Bologna. Anche in Italia, perché sto cominciando a avere cioè io ho cominciato con i centri sociali, ma mi stanno cominciando a chiamare, mi sto facendo notare. Vuoi mandare qualcuno a fanculo? A fanculo. Proviamo, rischiamo, complimenti. Silvio, basta. Basta. Basta! La tua profondità artistica, perché sapete che Bologna è sempre da sempre la città italiana più legata al contemporaneo, all'arte contemporanea. Tu dimostri di essere un artista del contemporaneo. Certo, e dato che tu mi parli, io continuo a cambiarmi, perché il bello del mio artista è che un costume diventa l'altro, no? Allora, comunque, per parlare di me, volevo raccontare chi sono e perché sono nato, cioè. Allora, io per distogliere la massa e giustamente diventare la massa. Guardate in un attimo come si è trasformato in pochi secondi, impressionante. Mia mamma voleva una femmina, ha fatto me, c'è quasi riuscita. Sì, ma tu sei, cioè non è con la forza che si estorcono delle verità alla bocca cucita della Sibilla. E quindi tu, DJ Topo, sei di fatto una congiunzione straordinaria di opposti. Perché Dio mi ha regalato una grande fisicità. Detto, sono il peso del perizoma più conosciuto d'Italia. Il perizoma più conosciuto d'Italia dopo quello di Belen Rodriguez, pensate. Cambia. Dopo, impressionante. Cambia, ne mettiamo un altro, giusto per dimostrare che se ne può mettere un altro. Questo è questo. Lo fanno le donne perché gli uomini non lo possono fare con la stessa eleganza. Tutto quello che ricorda l'infanzia. Canti anche tu, DJ Topo? Non canto, però ho dei progetti di mashup, cioè nel senso che ho un piccolo progetto di ritirare fuori una nuova Cristina D'Avena e una nuova Corona. Allora, DJ Topo, tanto grazie per le trasformazioni, però adesso voglio che tu possa fare il tuo appello a chi ci segue. Quindi regalaci qualcosa che rimanga catafratto, allora, nella storia, con una tua un tuo appello definitivo al pubblico. Allora, l'appello definitivo è che la musica la vogliamo gratis, ma gratis per davvero. Grazie regia, grazie DJ Topo, grazie a voi, a presto. Ciao. Questo programma è stato offerto da Fico Italy World. L'hanno già visto 1,5 milioni di persone. E tu cosa aspetti? È bellissimo.